con un comunicato diffuso ieri pomeriggio mentre la borsa di New York era in piena attività la Brera Holdings ha confermato di aver ultimato la due diligence per l'acquisizione di un club della serie B italiana non è citata la serie italiana, ma tutti gli indizi portano dalle parti della Reiki anche perché la stessa Brera non ha mai presentato un'offerta per l'acquisto del Brescia con cui aveva avuto degli approcci nei mesi scorsi nella giornata di ieri Guido Angelozzi ha comunicato al presidente del Frosino Nestirpe che continuerà a lavorare al progetto avviato 4 anni fa Niente saleritana dunque per l'esperto dirigente catanese. Ierbolino ci aveva sperato, ma che fosse una strada in salita era chiaro dal principio. Il punto, però, è un altro: se è stato corteggiato Angelozzi, dirigente che ha la sua filosofia di lavoro e che è abituato ad incidere su tutti gli aspetti della vita di un club, vuol dire che si voleva andare in una certa direzione. E in questo senso potrebbe inquadrarsi l'eventuale nomina nuovo DS di Gianluca Petrachi, fermo da 4 anni, ma con alle spalle un percorso importante, interrottosi in maniera traumatica. Proprio sul più bello, quando era approdata alla Roma, dove fu poi sostituito da Morgan De Santis alle prese con la scelta fra i turchi del Beciccas l'ingresso nel City Group col Palermo. Fermo da tempo e con un'esperienza sul campo sicuramente minore rispetto a Petrachi, anche Rocco Maiorino. Profilo giovane che è piaciuto a Iervolino con cui si è già visto. Dopo i trascorsi al Milan, Maiorino ha avuto un'esperienza alla Spalmas non proprio indimenticabile. La soritana sa bene che nella scorsa stagione è totalmente mancata la capacità di gestire lo spogliatoio, ma anche di cementare le varie anime del club. Al Mer Rosi non si respirava un clima da siamo tutti una famiglia, ma erano evidenti divisioni e contrapposizioni fra le varie figure di stanza nel centro sportivo per il quale è nato un contenzioso col comune di Pontecagnano come riporta oggi la città la seritana sarebbe rivolta al tar dopo che il comune picentino Aveva nei mesi scorsi dichiarato abusivo una serie di strutture presenti all'interno del Merilosi stesso. Insomma, servirebbe un dirigente forte ed autorevole, come sarebbe stato Angelozzi e come sarebbe Petrachi. Con altri profili invece si andrebbe in un'altra direzione e probabilmente in quest'ottica si spiegherebbe anche il ruolo forte che la società in serbo per Colantuono. Sono ore decisive, e entro il fine settimana si dovrebbe avere il quadro più chiaro su tutti i fronti. Dopo aver confezionato una stagione orribile, culminata con la retrocessione, la società ha ammesso i suoi errori e ha preso tempo per non commetterne. Altri, la speranza è che proprio questo tempo trascorso possa essere stato propizio e proficuo. Le decisioni e le scelte definitive sono attese a stretto giro. Poi saranno i fatti l'unico metro di giudizio.